Buonasera a tutti, Pink Night dal Piper Club di Roma, serata firmata vivadonna.it. Siamo qui con Luca De Blasis per presentare l'azienda Cucino Biscotto. Buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto Vudonna per questa importante, diciamo, opportunità che ci stanno dando. E noi siamo qui, diciamo, come sponsor di questo evento nel quale stiamo praticamente presentando i nostri prodotti al pubblico. La nostra azienda si occupa, diciamo, ha inventato questi cuscini che potete vedere anche qui, che sono dei cuscini design a forma di biscotto. E la cosa particolare di questo tipo di prodotto che noi abbiamo realizzato è che sta diventando una vera e propria moda, diciamo, a livello nazionale ed internazionale, e c'è praticamente moltissima richiesta da parte degli utenti, diciamo, per quanto riguarda i nostri prodotti. Come è nata l'idea dei cuscini biscotto? Beh, diciamo che l'idea è nata così casualmente, un giorno per caso tra amici, e è stato detto perché non realizzare dei prodotti che possono rispecchiare, diciamo, l'italianità, e il modo di vivere italiano, il lifestyle, eccetera eccetera, e si è pensato appunto a un cuscino che comunque rappresenta un po' tutto quello che è Italia, sia la colazione italiana, sia il design, il fatto a mano, quindi la manifattura, eccetera eccetera. Da qui sono stati fatti dei prototipi, abbiamo postato delle foto su Facebook e in pochissimo tempo hanno raggiunto dei livelli di interesse molto elevati, sia a livello di like che di condivisioni, gente che era interessata all'acquisto, eccetera eccetera, e a quel punto abbiamo deciso di lanciare, diciamo, tutta la linea, partendo con dei modelli dall'inizio fino a poi ad arrivare ad oggi, che abbiamo all'incirca 180 modelli diversi. Parliamo un attimino, noi prima in privato stavamo parlando proprio della particolarità del tessuto e anche la particolarità del disegno di questi cuscini. Certo, allora, diciamo che noi quando abbiamo immesso sul mercato questi prodotti avevamo, diciamo, un dilemma, e il dilemma era quello di dover capire quale fosse la strategia da adottare, diciamo, per poter proseguire con queste vendite. Noi avevamo una scelta da fare, era quella di fare una produzione standard, magari poteva essere fatta in paesi dell'est come la Cina, eccetera eccetera, oppure puntare su un qualcosa di particolare. Noi abbiamo fatto la scelta di puntare su un design totalmente italiano, realizzato in Italia e curato nei minimi dettagli, quindi fare un prodotto difficilmente replicabile e comunque con una lavorazione di qualità e, diciamo, è visibile. La particolarità dei nostri prodotti, per esempio, è sul fatto dei materiali, che sono totalmente italiani, e questi ci vengono fatti su misura, sia da, diciamo, il livello di colorazione, che tutti i colori che noi adottiamo sono fatti appositamente per noi, e sia proprio a livello di morbidezza. Anche tu prima mi dicevi che comunque eri rimasta colpita dal fatto che questi prodotti erano molto morbidi. E oltre a questo poi abbiamo anche il discorso dei materiali interni, che sono anche questi realizzati da noi, e chiaramente poi c'è tutta la manifattura italiana e la lavorazione che è italiana e si vede ed è riconosciuta anche, diciamo, dal mercato che ci sta premiando. A parte queste particolarità come gli abbracci, la ciambella, la girella, il pan di stelle, che poi sono, diciamo, quelli più amati dal pubblico, ci sono altre idee in vista, nuovi progetti? Sì, chiaramente la nostra azienda è in continua evoluzione, nel senso che comunque noi adesso stiamo anche investendo e cercando di fare, diciamo, delle nuove collezioni e nuove novità. Quello che posso già preannunciare ai vostri utenti è il fatto che a brevissimo partiremo, per esempio, con la novità del cuscino profumato, quindi lo stesso cuscino che noi vendiamo adesso avrà anche l'opzione di poter essere, diciamo, all'aroma di cioccolata, di biscotto, eccetera eccetera. Oltre a questo, chiaramente ci sono altri modelli di biscotti che stiamo lanciando, ci sono delle collaborazioni che stiamo vedendo con delle aziende che producono biscotti sia in Italia che all'estero, e chiaramente puntare anche su prodotti che non sono totalmente cuscini, ma comunque che riguardano sempre il cibo italiano, la cucina italiana e tutto quello che è, diciamo, l'italianità in sé per sé, dal design alla cucina e tutto. Quindi diciamo che è un nuovo modo anche simpatico e divertente, non solo di arredare casa, ma anche, per esempio, un'idea per poter fare un regalo, una sorpresa. Esattamente, diciamo che il punto di forza del nostro prodotto è che è molto apprezzato da un target giovane, è spesso utilizzato anche per fare regali. Addirittura noi
offriamo anche un servizio di dedica ricamata sul cuscino, e ci è capitato anche di avere delle persone che per esempio hanno richiesto due fidanzati, richieste di matrimonio incise, quindi c'è anche un rapporto, diciamo, che poi si crea con il nostro pubblico di questo livello, quindi sicuramente noi cerchiamo di trovare anche delle soluzioni per poter offrire sempre dei servizi innovativi ai nostri clienti. Quindi diciamo che le persone possono contattarvi tramite un sito? Sì, certamente, allora noi abbiamo un sito internet che è www.cuscinobiscotto.it, oppure abbiamo una pagina Facebook con quasi 90.000 utenti che è cuscinobiscotto.it l'originale, e i nostri prodotti sono acquistabili anche presso ad oggi 50 punti vendita su tutto il territorio nazionale, da Milano praticamente a Messina, quindi stiamo comunque espandendo anche a livello territoriale con punti vendita che vendono i nostri prodotti. Luca, grazie per essere stato qui, grazie per aver portato queste meraviglie, io spero di prendermene uno se ci riesco. Va benissimo, grazie a voi. Grazie. Per il Piper Club Pink Night firmato Viva Donna, un saluto a Viva Donna da Biscotto Cuscino, grazie ancora.